Bentornato Gudler, bentornata. Terminiamo la descrizione del programma Esplora Risorse. Andiamo ad individuare il menu che si genera cliccando con il pulsante destro del mouse su un file o su una cartella. Il numero di opzioni potrà variare in base al tipo di programmi, al numero di programmi che hai installato all'interno del sistema operativo. Comunque, anche c'è da dire che tali menu potranno essere personalizzati da te anche grazie all'utilizzo di programmi di altre aziende che volendo potrai installare. Come puoi vedere, da questo menu che si genera hai diverse opzioni che possono variare da sistema operativo a sistema operativo, ma comunque in linea di massima quelle che potrai trovare sono apri o modifica, che ti permetterà di aprire il file per visionarlo o apportare delle modifiche, oppure un pulsante denominato riproduci, che naturalmente porterà in visione il file multimediale tramite il lettore che è predefinito. C'è un pulsante chiamato mostra, che in pratica visualizza il file o i file in formato presentazione. Poi c'è il pulsante stampa che abbiamo già visto, permette di inviare il file o i file selezionati direttamente alla stampante qualora fosse accesa. Quindi potrai ottenere una stampa senza aprire il programma predefinito. Comprimi o decomprimi, in pratica utilizza un programma di archiviazione che è installato e ti permette di scompattare la cartella o il file selezionato. Ancora, l'opzione scansiona ti permetterà di eseguire un controllo del file, dei file o delle cartelle grazie al programma antivirus che hai installato all'interno del tuo sistema operativo. Oppure c'è il pulsante apri con che ti permetterà di aprire il file o i file con un programma da te scelto da una lista che ti si presenta. Quindi alternare la visione del file e differenziarlo dal programma che è naturalmente predefinito per l'apertura del file in questione. Il pulsante invia A ti permetterà di inviare il file ad alcuni programmi, alcune cartelle o alcuni dispositivi collegati al computer, come ad esempio hard disk esterni o pendrive. Il pulsante taglia ti permetterà di togliere uno o più file o cartelle da una posizione attuale per poi in seguito spostarlo in un'altra posizione o in un altro dispositivo. Il pulsante copia permette di creare una copia momentanea di uno o più file o cartelle che poi copierai in un'altra cartella, in un'altra zona, in un altro dispositivo, insomma. Altro pulsante è incolla, che è la naturale conseguenza di un'azione precedente di taglia o copia che permette e quindi realizza proprio l'atto di copiatura e quindi duplicazione del file, dei file o delle cartelle che hai precedentemente selezionato nella nuova posizione o nel nuovo dispositivo. Crea collegamento permette naturalmente di creare un collegamento al file o alla cartella o al programma in questione all'interno della cartella dove ti trovi in quel momento. Sarà poi tua cura naturalmente spostarlo da lì e portarlo ad esempio sul desktop, ma già hai visto alternative di come creare un collegamento. Il pulsante elimina naturalmente invierà nel cestino uno o più file o cartelle che avrai precedentemente selezionato. Il pulsante rinomina cambierà nome al file o alla cartella che hai selezionata. Il pulsante proprietà apre un nuovo scenario perché permette di farti visionare delle caratteristiche, altri parametri e tipologia di uno o più file o cartelle che hai selezionate. A margine di questa lista appena evidenziata, ti indico subito che se hai la necessità di selezionare un file, una cartella o anche più file o più cartelle, sarà sufficiente cliccarci sopra una alla volta, ma per selezionare più di un elemento che non è adiacente, durante questi clic dovrai tener premuto il tasto CTRL presente sulla tastiera e rilasciarlo solo dopo che hai finito di selezionare gli elementi. Se invece
devi selezionare un numero di elementi, ma tutti adiacenti, sarà sufficiente cliccare ad esempio sul primo, recarti sull'ultimo e prima di cliccare premere il tasto maiuscolo, quindi quello con la freccia rivolta verso l'alto, e avrai selezionato tutta la sezione. Alternativa, sarà sufficiente spostarti da una zona pulita della lista sul file e sui file spostando il mouse e vedrai cambiare colore i file che riuscirai a selezionare. Infatti noterai che cambieranno colore, quindi saranno evidenziati normalmente di colore blu chiaro. Lo stesso mouse, trascinando uno o più file o cartelle, sarà in grado di realizzare delle funzioni di duplicazione o di spostamento degli stessi, quindi degli elementi selezionati, a seconda di come e dove si esegue. Mi spiego. Se trascini gli elementi tra due dispositivi diversi, quindi ad esempio tra il disco rigido ed una pendrive, questa azione porterà ad una duplicazione del file che avrai trascinato. Mentre se eseguirai la stessa operazione all'interno dello stesso dispositivo, quindi all'interno di due cartelle anche diverse ma dello stesso disco rigido o della stessa pendrive, ciò eseguirà uno spostamento del file. Se invece trascini gli elementi tra due dispositivi diversi oppure all'interno dello stesso ma durante tale azione premi il tasto maiuscolo, quindi quello con la freccia rivolta verso l'alto, ciò sposterà sempre gli elementi, quindi non eseguirà una duplicazione tipo copia e incolla, sarà uno spostamento puro. Se invece trascinando gli elementi tra due dispositivi, disco rigido o pendrive, oppure all'interno dello stesso dispositivo, ma esegui questa opzione di trascinamento tenendo invece premuto il tasto CTRL, ciò realizzerà sempre una duplicazione, quindi una sorta di copia e incolla dell'elemento o degli elementi selezionati. Veniamo adesso alla proprietà degli elementi, quindi se clicchi con il pulsante destro del mouse e generi un menu, uno dei pulsanti si chiamerà proprietà. La funzione proprietà del menu generato in pratica mostra una nuova finestra in base al tipo di elemento o elementi selezionati. In questa nuova finestra evidenzierai alcune caratteristiche di quella data specifica selezione. Se ad esempio vai a visionare l'opzione proprietà di un file immagine o di un video, comparirà una finestra che avrà diverse sezioni che evidenzieranno alcune informazioni, tra cui il nome del file, che potrà evidenziare in questa sezione, il tipo di file, quindi la sua natura, il suo genere, che ti evidenzia se è un file immagine, un file video, un file documento. Subito sotto noterai il programma predefinito per aprire questo determinato file e lo potrai anche cambiare se tu vuoi. Potrai vedere il percorso per raggiungere il file qui evidenziato, oppure le dimensioni in kilobyte, megabyte o gigabyte del file o dei file o delle cartelle che avrai selezionato. Anche le date varie che sono relative a data di creazione, oppure l'ultima modifica apportata al file, oppure la data dell'ultimo accesso al file. Ancora, attributi che ti permetteranno di rendere il file in sola lettura oppure nascondere il file alla visione di Esplora Risorse. Altre opzioni, come puoi vedere ci sono degli erze linguette, altre opzioni sono quelle delle autorizzazioni, in pratica definiscono chi ha l'accesso e cosa può eseguire una volta avuto accesso a quel file, quindi potrai consentire la sola lettura, lettura o scrittura, o negare entrambi queste opzioni. Nella sezione dettagli c'è un numero abbastanza ampio di informazioni che potrai evidenziare grazie alla barra scorrimento. In questo caso, dato che abbiamo selezionato un file video, hai indicazioni sulla durata, le dimensioni in altezza e larghezza del fotogramma, la velocità dei dati e la velocità in bit complessiva.
ed altri parametri relativi al file stesso. Come potrai verificare, la varietà delle informazioni non è standard, ma è molto ampia e soprattutto è utile per conoscere meglio e più a fondo un determinato elemento che magari è un po' oscuro. Senza far uso, questa è la cosa importante, a volte di installazioni improprie ed inutili di programmi di terze parti per visionare dati che sono alla tua portata semplicemente grazie ad Esplora Risorse oppure ai menu che si generano grazie al pulsante destro del mouse. Sarà tua cura scovare con un po' di pazienza e una buona volontà tutte queste informazioni che puoi ottenere grazie al programma Esplora Risorse. Prima di concludere però questa lunga carrellata di questo enorme e immenso programma, ti indico un'ulteriore possibilità fornita. Puoi aprire N volte il programma Esplora Risorse in base alle tue necessità, quindi non è limitata l'apertura soltanto una volta del programma Esplora Risorse, ma potrai aprirlo N volte a tuo piacere per ottimizzare alcune operazioni. Come potrai farlo? Nella barra delle applicazioni trovi il pulsante naturalmente Esplora Risorse. La prima volta sarà sufficiente cliccarci sopra, ma dalla seconda o terza volta in poi, in base a quante volte vuoi aprire il programma Esplora Risorse, potrai cliccare su questo pulsante. Con il pulsante destro del mouse, scusa la ripetizione, si aprirà questo menu e dovrai cliccare di nuovo sul pulsante denominato Esplora Risorse. Si aprirà quindi di nuovo il programma fin tante volte che tu vorrai. Una volta che si sono aperti diversi programmi Esplora Risorse, quindi avrai diverse finestre, potrai ridimensionarle oppure affiancarle o impilarle, come ormai già hai scoperto nella lezione numero 62. Questo ti permetterà di gestire al meglio il copia e incolla, quindi lo spostamento o la visione di più cartelle, di più sezioni, di più dispositivi contemporaneamente ed ottimizzarne quindi la gestione. Infatti potrai spostare o copiare da una sezione all'altra direttamente tramite queste due o più finestre. L'importante è non esagerare nella creazione di queste finestre di Esplora Risorse per non incasinare troppo il desktop e creare un bel pasticcio, naturalmente, anche perché oltre un certo numero difficilmente riuscirai a comprendere come gestire l'ordine delle cartelle e trasferire i file da una sezione all'altra. Allora, Goodreader, abbiamo di nuovo il nostro desktop, avviamo Esplora Risorse e cominciamo ad interagire con il pulsante destro. Qui abbiamo la solita lista di file che abbiamo deciso di selezionare. Andiamo ad esempio a cliccare con il pulsante destro sulla prima lezione. Si genera il menu che permetterà, tra le altre cose, di riprodurre il file, cosa che potremmo comunque fare semplicemente cliccando due volte rapidamente sullo stesso, oppure selezionare in maniera alternata i file premendo il tasto CTRL, oppure ancora selezionarne un gruppo adiacente tenendo premuto il tasto maiuscolo, quindi quello con la freccia rivolta verso l'alto sulla tastiera, oppure ancora posizionarsi in una zona pulita e selezionare in questo modo i file adiacenti. Una volta che hai deciso di selezionarne più di uno, puoi comunque generare un menu che varierà naturalmente rispetto a quello che abbiamo precedentemente selezionato. Le opzioni, come ripeto, possono variare in base al tipo di programmi che hai installato sul tuo sistema operativo. Troverai verosimilmente un programma di archiviazione che ti permetterà di gestirne una compressione o decompressione, quindi compattare e o scompattare i file per una migliore gestione delle dimensioni in caso di invio dello stesso. Potrai effettuare una scansione grazie al programma antivirus, aprire il programma in maniera alternata al programma predefinito, che in questo caso è VLC,
o comunque se non fosse presente in questa lista, cliccando sul pulsante programma predefinito, potrai o sceglierlo, se eventualmente è già presente qua, oppure andarlo ad individuare all'interno del sistema operativo grazie al pulsante sfoglia. Dopodiché, selezionando o deselezionando questa sezione, potrai impostare o meno l'apertura di questo file con quel determinato programma che avrai deciso di far diventare come predefinito. Andiamo a vedere altri pulsanti. Come puoi vedere, dipendono molto dai programmi che hai installato, quindi non andrei a spiegare quelli specifici in quanto saranno certamente diversi dai tuoi. Invece, invia A, sicuramente lo troverai. Ti permetterà di inviare il file, la cartella o i file che hai selezionato o a un dispositivo esterno o periferico al computer, oppure ad esempio ad un'altra cartella, oppure inviarlo via fax per posta elettronica, oppure creare un collegamento direttamente sul desktop. Clicchiamoci sopra, andiamo a vedere se effettivamente è presente il collegamento al file della lezione numero 1. Parcheggiamo e troviamo proprio il collegamento al file in questione. Cliccandoci sopra, naturalmente si aprirà il file stesso. Andiamo avanti nella descrizione, c'è il pulsante taglia che permetterà di eliminare il file in questione da questa zona ed inserirla o in un dispositivo periferico al computer oppure in un'altra cartella. Facciamo un esempio e lo spostiamo proprio sul desktop con il pulsante incolla. Il file verrà trasferito e quindi cancellato da questa posizione. Altra opzione è copia. Copia al contrario di taglia permette di effettuare una replicazione di questo file sempre sul nostro desktop. Quindi avrai la presenza della lezione numero 2, quindi del file che rappresenta la lezione numero 2, in due sezioni del computer. Altra opzione crea collegamento, creerà un collegamento direttamente all'interno di questa cartella, non avendo molto senso, naturalmente dovrai toglierlo da qua e verosimilmente spostarlo in qualsiasi altra sezione del computer. Cancelliamo il collegamento in quanto non ci serve e proseguiamo. Il pulsante elimina non farà altro che inviare il file nel cestino e attuerai una cancellazione momentanea, ricordati che puoi sempre ripristinarlo. Andiamo avanti nella descrizione delle funzioni. Il pulsante rinomina non farà altro che darti la possibilità di cambiare il nome del file che avrai selezionato. Infine, il pulsante proprietà ti permette di visionare altre opzioni, il nome del file, il tipo di file, se è un file video, audio, se è un documento, una foto e quant'altro. Il programma predefinito per aprire questo file, ma lo puoi ben cambiare come abbiamo visto precedentemente, il percorso per raggiungere questo determinato file, le dimensioni dello stesso, la data di creazione, la data dell'ultima modifica o dell'ultimo accesso al file. Altri pulsanti sono solo a lettura, se è un file di documento ti renderà impossibile la modifica allo stesso se non eseguire un successivo salvataggio per effettuare le modifiche oppure nascondere il file al programma Esplora Risorse. Vediamo cosa accade. Con il pulsante applica vedrai scomparire dalla visione il file selezionato. Ora lo ripristiniamo per terminare la descrizione. Altre opzioni sono relative ai pulsanti avanzate che ti permetteranno di gestire alcune impostazioni che per il momento tralascerei. Cosa invece importante, potrai impostare chi può interagire con lo stesso, se lasciar libera la visione a tutti, oppure meglio, lasciar libero accesso alla lettura, alla modifica a tutti gli utenti, oppure gestirne l'utilizzo grazie a questo pulsante che ti permetterà di selezionare chi può vedere cosa in pratica. Il pulsante dettagli, grazie alla barra scorrimento, ti potrà far visionare altre
informazioni del file stesso, come in questo caso la durata, le dimensioni in termini di pixel, la velocità dei dati e bit complessiva, parametri relativi all'audio e ancora altre informazioni che potrai scegliere e visionare di volta in volta tu stesso. Per il menu proprietà terminiamo qua. Ora un'altra opzione che ti può tornare utile. Attualmente questi file si trovano all'interno di una partizione del disco rigido. Se premendo il pulsante sinistro del mouse esegui un trascinamento di questo file in un'altra zona del computer, quindi in un'altra partizione, in questo caso sul desktop, noteremo che avremo realizzato una duplicazione, quindi l'esempio del copia e incolla. Se lo spostamento del file lo esegui all'interno dello stesso dispositivo, ciò trasferirà, quindi sposterà il file da una sezione del disco rigido ad un'altra. Quindi supponiamo di spostare il file guida computer lezione 3 che si trova in questa cartella in quest'altra, vediamo che il trascinamento produce lo spostamento fisico del file. Cliccando sopra lo troviamo proprio in questa zona. Se l'operazione di spostamento, di trascinamento, lo esegui premendo i tasti maiuscolo o CTRL, cambieranno alcune cose. Se vai a trascinare il file o sul desktop o all'interno di uno stesso disco rigido, otterrai sempre lo spostamento. Vediamo cosa accade. In questo caso il file guida computer lezione 4 sarà stato spostato sul desktop. Proviamo la stessa cosa con il file successivo, spostandolo nella cartella precedente. Quindi, come puoi vedere, l'azione di trascinamento premendo il tasto maiuscolo porterà sempre ad uno spostamento. Se invece esegui il trascinamento premendo il tasto CTRL, ciò porterà sempre ad una duplicazione, sia se avviene all'esterno della partizione, sia se avviene all'interno dello stesso disco rigido, quindi all'interno della stessa partizione. Infatti la lezione 6 è presente all'interno dello stesso disco rigido, quindi è stata eseguita una copia, e è presente anche all'esterno di quel disco rigido, quindi in un'altra partizione. Esercitandoti potrai capire meglio questa funzione. Ora veniamo all'apertura di altri programmi Esplora Risorse. Ti ho detto che la prima volta che clicchi sul pulsante otterrai l'apertura del programma. Se invece devi aprire un'altra volta il programma Esplora Risorse, sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare di nuovo Esplora Risorse. Dopodiché potrai, come già sai, affiancare le finestre o impilarle in modo da poter gestire meglio il trascinamento da una sezione e l'altra, quindi uno spostamento, un copia e incolla da una sezione e l'altra del tuo computer con più facilità. Attenzione nello spostamento, perché puoi perdere facilmente i riferimenti e soprattutto non aprire troppe finestre, quindi troppe volte il programma Esplora Risorse, altrimenti ti sarà difficile tener traccia di ciò che stai facendo. Bene, dalla prossima lezione accederemo ad una nuova sezione del sistema operativo. Ora, come sempre, un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!